film horror ambientati nel deserto cominciano così, con gente che si perde con le cartine. È per questo che hanno inventato i GPS, per non farti finire nelle mani dei cannibali. Beh dai, opinioni sull'America. Bello. Chi è che è qua per la prima volta? Io. Tu sei l'unico che sei venuto. Bomba. No dai, cioè qui dove siamo noi adesso è figo. Cioè è figo perché là c'è le montagne con la neve, di là c'è il deserto. Una roba fuori di testa. E per voi? Prima impressione? Cosa più è pazzesca? Tutto enorme. È tutto enorme. È tutto enorme. Las Vegas, ragazzi, due cose che volete fare? Sappa più del viaggio. Sì, ma ok. So che c'è un negozio fighissimo per lottatori, voglio tanto andarlo a vedere. Io non posso entrare nei casino perché ho 21 anni, quindi credo che andrò a sparare. Sposo dell'oggetto. Non lo faccio. Guarda te, Simone. Non lo faccio, guarda per quello. Anch'io voglio andare a sparare. Io non so se lo posso dire. No, vabbè. Buchiamoci un matrimonio. Io voglio andare a vedere. No, il negozio di quelli di affari di famiglia. Non so se la vedete. Ah, sì, okay. Comunque il ciccione di Chumley, io voglio rapire Chumley. È sposato. No. In realtà quei posti qua, come dicevo prima, sono stati scoperti 200 anni fa. Io mi immagino i primi che arrivavano qua con i cazzo di cavalli, con i carri, e minchia, trovarsi davanti queste distese immense. E sono riusciti a costruire una cazzo di città sul lago salato, cioè. Però la storia dell'America è una cosa pazzesca. Peccato che immagini di vederti un cowboy spuntare da lì, gli indiani sulle colline, madonna. Sarà che forse non dovevo giocare a Red Dead Redemption prima di venire qui? Sarà. Però che roba. Adesso usciti di strada con la promessa di un autogrill, non lo so, di un'area di sosta, e guarda un po' dove ci troviamo. Il nulla più totale. Ho della natura in mano. Sono molto felice. Spiegaci cos'è. E io che cazzo ne so. Ah, sei tu quella strana, che di solito lo sai. È chiaramente un top. Ma che cos'è? Ciao Asia. Ciao fan. Come state? Non me ne frega niente, sarà per gli altri. Questo è dove siamo, nel Jurassic Park. My feet. Oh. Andrea, la Cirque du Soleil. Sfida. Combattiamo. Dov'è che siamo, diccelo? In un thrift shop, come quello della canzone di Macklemore. Ma è inutile! Che me ne faccio di palline da golf usate? Non è vero, perché? Voglio una maglia stupida usata e sudata. Questa? Giù qualche commento a freddo. Moriremo, cadremo nel burrone. Sopravviveremo, dai. Sopravviveremo, ce la possiamo fare. If I can't be your love, then I have to play the friend. But either way, quindi mi state dicendo
che questa roba esiste per davvero e non è soltanto patagonia. Nessuna protezione. Moriremo tutti! Chi è che si butta? Beh, guarda, se ci fosse un bungee jump. Eh sì, oh, raga. Non è a fare il vlog oggi. Dai, dai. Dai, uno, dai, due, vai. No, ti metti un'altra foto. Il tetto del mondo. Vai, vai. No, Gesù, Gesù, Gesù. Ho paura per te. No, 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 ti prego Ale, no. Cazzo, ragazzi. Cioè, date un occhio. Come va? Sulla montagna. Abbastanza pesante, però. Le tue impressioni? Non riesco a saltare senza qualcuno che mi aiuta, però è davvero bello, è davvero bellissimo. 29 Canyonlands National Park. So just say the words and I'll come running and we'll roar like beasts of the earth in search of a world that we deserve. Yeah, we'll.